Buon pomeriggio a tutti amici, sono tornato per descrivervi, per recensirvi soprattutto, per recensirvi il nuovo romanzo di Serafino Massoni. In realtà non è un nuovo romanzo, ma è una riedizione del suo ultimo romanzo del 2008, La stirpe del serpente. Questa era la versione, è andata esaurita, la prima stampa di circa 12 anni fa circa. E questa è la nuova versione, rimessa a nuovo, con una nuova copertina. Questa è una donna con il serpente, vedete, la possiamo vedere anche in questo modo. E insomma, sono molto contento di avere questo romanzo rimesso a nuovo. Serafino Massoni ne aveva parlato di questa nuova edizione. Non è stato non è, non mi sembra che sia stato fatto un grande lavoro di editing, nel senso di rinnovamento, nel senso che è stata mantenuta veramente gran parte della stesura originale. Quindi bene, insomma, anche l'editore Leonida Edizioni ha tenuto il titolo originale, mettendo un sottotitolo per spiegare meglio di cosa si tratta, La caduta di Troia. E Serafino è stato molto soddisfatto di questa nuova edizione. Guardate anche dietro, c'è il retro con la descrizione e una biografia. E per descrivervi questo romanzo bisogna studiare un po', nel senso che è un romanzo di una grande portata. Si parla veramente del passaggio dal matriarcato al patriarcato attraverso la guerra di Troia, con un sacco di riferimenti storici e un sacco di personaggi storici, tra i quali il grande Tiresia, che diceva che se vogliamo dividere il piacere dell'uomo e della donna in 10 parti, 9 se le prende la donna e 1 se le prende l'uomo. Poi c'è anche Elena di Troia, ci sono la protagonista, che mi sembra si chiami Camilla, che narra la storia in prima persona, diciamo, da quando è piccolina a quando diventa adolescente, a quando diventa un po' più grande, e è diviso in 3 parti, infatti, esattamente come le fasce di età che vi ho appena descritto. E c'è il re Sisifo, il grande seduttore, c'è un sacco di personaggi ed è veramente un putpurrì veramente eterogeneo. Però non dovete farvi spaventare da questa cosa, perché diciamo che potete immaginarvelo come una specie di le delle relazioni pericolose. Nel senso che questo dentro qui, Serafino non si censura e non censura dallo scrivere tutto quello che combinavano i protagonisti sotto le lenzuola, che ne fanno veramente di tutti i colori i protagonisti qui, ne fanno veramente di tutti i colori. Donne con uomini, uomini con uomini, donne con più uomini, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente ce n'è veramente per tutti i gusti. Ci sono delle scene descritte da Serafino Massoni, veramente interessanti, come la scena anche c'è un omicidio, c'è anche un incendio e c'è anche un grande festeggiamento matriarcale dove tutti quanti si abbandonano all'accoppiamento generale, diciamo, per celebrare la grande Dea Madre. Il tutto descritto sapientemente con riferimenti storici e una visione della storia veramente inedita. Io vi consiglio di ricomprarlo, questo libro lo trovate dappertutto, se andate nel canale di Serafino Massoni lo troverete pubblicizzato. Questa è anche la cartolina con tutte le opere di Serafino Massoni dietro, che io ho già anche recensito, quasi tutte, La stirpe del serpente, sicuramente Il Mariano delle Antille, La lama e la rosa, ho recensito. E poi ci sono anche i due ebook che si possono trovare sulla Apple, su iTunes. From Matriarchi to Patriarchi e La mia storia della filosofia, dove ci sono una ventina di video in cui Serafino Massoni spiega la sua storia della filosofia con una visione totalmente inedita e veramente illuminante. Questa è la cartolina, questo è il libro. Ragazzi, io ringrazio Serafino Massoni, lo saluto e vi saluto a tutti e vi auguro buona continuazione, buona lettura con questo romanzo. Ciao a tutti!